Bentornati guerrieri, bentornate guerriere qui su Eller Channel. Oggi siamo arrivati finalmente alla quinta fase. Abbiamo passato la metà. Alla quinta fase per fissare i nostri obiettivi. Se siete curiosi, anche questa è molto molto interessante. Ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Io vi mando il solito bacio. E vi aspetto dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate. La quarta fase è stata un po' complicata da spiegarvi, ma sono sicura che la quinta sarà molto molto più semplice. Perché dico più semplice? Perché è una cosa che facciamo sempre. Siamo abituati a farla, per cui utilizziamola a nostro vantaggio. La cosa principale che vi chiedo di fare per la quinta fase, per fissare i nostri obiettivi e ovviamente raggiungerli, è di individuare tutti gli ostacoli, che su Eller Channel è una parolaccia, però qua è utile, individuare tutti quelli che potrebbero essere gli ostacoli che potrebbero portarvi a non raggiungere il vostro obiettivo. Quindi individuate tutti quelli che sono gli ostacoli, i limiti, sia le cose proprio concrete, non so, la mancanza di un titolo di studi, la mancanza di soldi, focalizzatevi proprio su quello che potrebbe limitarvi, potrebbe impedirvi di raggiungere il vostro obiettivo, e anche su tutti quelli interni. Quindi cercate di guardarvi anche un po' dentro, cercate di capire quali sono i vostri limiti, quali sono le cose che internamente potrebbero fungere da freno a mano, potrebbero ostacolare il vostro entusiasmo e il vostro cammino verso il raggiungimento dei vostri obiettivi. Ci sono tantissime situazioni nella vita e nel mondo e nella nostra società che ci dimostrano che spesso i limiti si potevano superare, eravamo semplicemente noi che non volevamo. Tante volte quello che noi crediamo essere un limite non è per forza un limite, per qualcuno potrebbe non esserlo, qualcuno potrebbe pensare che invece quella tua caratteristica, quella che tu pensi sia un tuo limite, invece è la tua peculiarità migliore. Vale a dire che ti rende speciale in un mondo di persone tutte uguali, in un mondo di persone che hanno più o meno le stesse caratteristiche, in un ambito, ecco, diciamo, in un ambito di persone che hanno più o meno le stesse caratteristiche. Quindi focalizziamoci su quelli che sono i nostri limiti concreti e i nostri limiti interni. Una volta focalizzati, inseriamoli, facciamo sempre un'altra lista, accanto nel solito quadernino che vi ho detto di utilizzare, accanto alla lista di tutte le cose che ci vengono in mente, che potrebbero aiutarci e portarci verso il nostro obiettivo, facciamo una lista di tutte le cose che ci vengono in mente che potrebbero ostacolarci. E quello che vi chiedo di fare è di cercare di eliminare ognuna di quelle voci, e poi quando l'avete risolto quel problema lo spuntate e cercate un modo per risolverlo. Il modo per risolverlo non ve lo posso dare io, perché se io vi dicessi il mio modo, il modo in cui io ho risolto i miei limiti, su di voi non avrebbe alcuna funzione, perché quelli sono i vostri limiti, è il vostro modo di vedere la vita, è il vostro filtro, sono i vostri occhiali, e potete porvi rimedio solamente voi. Quindi fate una lista in modo tale da tenere sott'occhio tutte quelle cose che pensate non vi portino al risultato, ma anzi vi ostacolino, e cercate di scervellarvi o comunque di mettervi in moto per abbattere quell'ostacolo, per chiudere quel limite, per farlo sparire completamente dalla vostra vita. Man mano che lo fate, depennate questa cosa dalla lista. Bene ragazzi, io mi auguro che questo video vi possa essere utile e mi auguro che vi siano stati utili anche tutti gli altri. Se pensate che questo video vi è stato utile e volete anche voi partecipare a questa catena di utilità infinita ed essere utili anche agli altri, condividetelo sui vostri social. Se volete potete anche taggarmi, mi fa piacere, se no anche, insomma, come volete. Se il video vi è piaciuto vi chiedo anche di lasciare tanti 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 like e di iscrivervi al canale. Perché? Perché attivando le notifiche verrete sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Quindi iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. A me non rimane che darvi appuntamento con questo genere di video a giovedì prossimo. Vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.